E l'avete sentito annunciato dallo speaker della Dom Sportova, palazzetto di Zagabria, che ospita i campionati europei di pattinaggio di figura. Sul ghiaccio è entrato l'atleta rappresentante della Danimarca, Justus Strid. Problemi sull'arrivo del triplo Axel dopo un'entrata lunghissima. Triplo flip, doppio toric. Non va il Luz. Un po' di problemi su questo short, tecnici, sì. Sì, stiamo già iniziando a guardare, infatti il lavoro anche dei giudici, e per lui compaiono dei meno per questo atleta che per la sesta volta ha ottenuto il titolo nazionale. Lui è di origini svedesi, però vive in Danimarca dal 2004 e ha iniziato proprio a rappresentare questo paese dal 2008. Eh sì, adesso bisognerà vedere se riuscirà con questi problemi tecnici a mettersi quella famosa Q proprio a fianco al suo nome, questa Q ambita. Volevo vedere l'ultimo punteggio, dunque 50-93, diciamo quello di Stefan Walker, sì, che dovrebbe essere battuto per poter ovviamente entrare, perché lo ricordiamo, abbiamo 30 atleti in gara, ma solo 24 vanno in finale. Esatto. Quindi in questo momento, diciamo, chi sta aspettando di sapere se c'è qualcuno che così può fare peggio di lui è Stefan Walker, perché l'atleta della Svizzera ha 50-93 ed è il primo dei non qualificati, alle spalle proprio del polacco che invece ha ottenuto la qualificazione con 52-84. Purtroppo ricordiamo Paul Bonifacio Parkinson con 40-35, assolutamente fuori dai giochi. Intanto qui la tensione cresce perché stiamo tutti aspettando già Plushenko. Io seguo anche la pagina Facebook che ho aperto proprio in nome dei campionati europei,
e chiunque ci voglia seguire può collegarsi con questa pagina Facebook, darci le proprie sensazioni, commenti, suggerimenti. Possiamo dire come l'hai chiamata così, anche perché è interessante, anche se c'è qualcosa che volete sapere o che magari scopriamo, andiamo a scoprire i nostri atleti. Abbiamo proprio campionati europei di pattinaggio di figura. E quindi mi raccomando, se ci volete contattare, c'è Franca sempre pronta qui che controlla. Sì, e noi siamo sì. contenti, più amici abbiamo e più siamo contenti, no? Certo, allora. Più amici abbiamo, più abbiamo anche un feedback da casa, da cosa ci dicono i nostri amici che tra l'altro ci seguono da tutta Italia, dalla Sicilia, dalla Spagna, anche dall'estero, che ci seguono perché carino, anche adesso ci ha anche ringraziato proprio spettatore, un telespettatore spagnolo che ci segue, ma dalla Spagna spesso riceviamo delle mail perché il Rai Sport si vede benissimo, quindi in Spagna, di questo siamo molto contenti che ci seguono e che ci siano tanti appassionati anche in un paese come la Spagna, dove certo il pattinaggio non è il primo sport, che però si stiano appassionando a questa disciplina. Intanto andiamo a vedere il punteggio: 26-78 il tecnico Elements, 26-36 per la presentazione, 53-14. Eh sì, ce la fa perché se Stefan Walker ha 50-93 e a questo punto ovviamente dentro con la qualificazione scavalca addirittura l'atleta della Polonia che aveva ottenuto 52-84, quindi la soddisfazione per lui. Non c'è il minimo ovviamente per quanto riguarda il tecnico.